benvenuti ragazzi a questo nuovo video. Allora, tiro su perché ho un microfono talmente sensibile che quando c'è uno spiffero d'aria, mamma mia, è una cosa tremenda, mi balla il microfono. Chiedo scusa per chi è che guarderà il video, che sentirà come in questo momento che sto facendo un dosso. Il microfono è talmente sensibile che balla e quindi non si sentono bene le parole. Va bene, allora, il video di oggi su che cosa lo concentriamo? Allora, le cose che sono uscite ieri è l'ufficialità della prima giornata di campionato. Ecco, l'ufficialità della prima giornata di campionato. Niente, non c'è assolutamente nulla da dire perché tanto alla fine le partite sono sempre quelle e quindi sono sempre i match clou che si aspettano sono sempre Inter-Juventus, Inter-Napoli, Napoli-Roma, Torino-Juventus, qua sicuramente sarà, quindi non importa quale sia la giornata perché poi alla fine anche se è a cavallo della Champions League o alla fine devi giocartela comunque e sai che comunque sei intrecciata con quelle cose lì, Coppa Italia, Champions League, alla fine comunque chi è che ha una rosa fornita come la Juventus, come si sta adeguando adesso l'Inter, come vabbè, la Roma non tanto, neanche il Napoli, però quando si arriva a quegli appuntamenti lì ci si aspetta di fare sempre un buon risultato, poi non si può fare altrimenti perché giusto appunto con le partite che ci sono tra Italia, Coppa Italia e campionato e Champions League, questo fa sì che ci siano pochi allenamenti, più partite e più infortuni, quindi devi avere una rosa un po' più larga per affrontare questo discorso e queste partite. Quindi l'ufficialità delle giornate di campionato, l'ultima di campionato Roma-Juventus, bellissima partita, sempre combattuta perché non è mai una partita facile con la Roma. Neanche con l'Inter, mi sembra che sia la seconda o la quarta, adesso non sono stato lì a vedere perché tanto la devi giocare, quindi. Però so che la prima è Inter-Juventus, questa l'ho vista ieri sera di sfuggita, non so se è la seconda o la quarta giornata. E l'undicesima giornata c'è il derby Torino-Juventus o Juventus-Torino, indipendente perché tanto la vinciamo sempre noi perché ormai il derby della Mole è nostro da anni, quindi anche se il Torino comunque sta venendo su alla grandissima, quest'anno farà anche l'Europa League, ha già iniziato i preliminari con un buon successo con una squadra sconosciutissima, ha fatto un bel 3-0 e possiamo parlare oggi anche di Roma, che la Roma non ne vuole sapere di lasciare Dzeko all'Inter per 15 milioni, ma Rotta insiste, ma la Roma non si muove, vuole 20 milioni per Dzeko. Per quanto riguarda il fattore Icardi dice: o vado alla Juve o me ne sto all'Inter in panchina, non mi interessa, però alla società Inter Marotta non può interessare questo obiettivo perché si svaluterebbe il prossimo anno Icardi e quindi sarebbe ceduto ad una quota molto ma molto minore di quegli 80 milioni di cui si sta parlando adesso. Per quanto riguarda Lukaku, si sta staccando sempre di più dal Manchester United. Se devo dire una mia opinione su quanto riguarda il fattore di acquisto e vendite della Juventus, secondo me è meglio prendere un Icardi
al posto di Lukaku, perché adesso il Cardi sta sicuramente attraversando un periodo come quello di Higuain quando è andato via dalla Juve, che poi rinasce giustamente, e quindi ci si aspetta questo da Icardi, ci si aspetta che quando vada in una squadra nuova, Juventus o chi per dopo la Juventus, ci si aspetta che questo ragazzo, che poi ha 26 anni, non è che ha 32 anni, 33 anni e che è quasi finito, no, c'ha ancora i suoi bei 5 anni da poter giocare in tranquillità e con vari obiettivi, quindi sarebbe un acquisto buono per la Juventus. Per quanto riguarda Lukaku, sì, è un bellissimo, un bravissimo giocatore, però nel campionato inglese, io non l'ho ancora visto giocare nel campionato italiano, quindi Icardi l'ho visto giocare nel campionato italiano, quindi posso dargli una valutazione. Lukaku non posso dargli una valutazione perché vedendolo giocare con Manchester United, sì, è una buona prestazione, è un bravo, bravo attaccante, è un bravo centrale, dà ottime opportunità da gol, però in Italia c'è sempre quel discorso che è un altro tipo di campionato. Vedete anche voi il campione del mondo Matuidi, che io non... contentissimo del suo acquisto un po' di tempo fa, ma sarei altrettanto contento se lo vendessero, perché non mi piace proprio per niente, non mi piace proprio per niente. Tra lui e Pjanic non vedo più neanche il progetto di Pjanic all'interno della Juventus con Sarri, perché Sarri c'ha il gioco non attendista come quello di Allegri, ma di fare un pressing alto e di rimanere tutti accerchiati davanti alla porta, cosa che per Pjanic non è possibile, perché non resisterebbe ad avere quella pressione che si fa a centrocampo, come lo potrebbe fare un Ramsey, come lo potrebbe fare un Rabiot. Quindi non vedo neanche più che dire. Purtroppo, Dybala deve essere venduto, ma per forza deve essere venduto, perché con le poche partite che ha fatto l'anno scorso è andato giù di brutto, e adesso qualsiasi cosa che sbaglia non va più bene. Secondo me le cose che si possono migliorare della Juventus sono il centrocampo. Allora, fatto conto che comunque per la difesa ci siamo un po' rabattati con Demiral e De Ligt, quindi abbiamo coperto abbastanza lì. Poi per quanto riguarda il centrale, il centrocampo, con gli acquisti di Ramsey, Rabiot, bisogna fare un po' di vendite lì. E per quanto riguarda l'attacco anche lì devi vendere, perché hai Mandzukic, poi hai Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, poi chi è che hai ancora lì davanti? Quadrado. Cioè, hai sei attaccanti tra attaccanti e laterali, quindi devi fare un po' di, a parte il fatto vendita per comunque rientrare dei soldi spesi, e poi devi fare anche una squadra di attacco
perché ha seduto in panchina, non c'è più Allegri, quindi non è un periodo attendista, ma c'è bisogna fare una fase di attacco per quanto riguarda il gioco di Sarri, e non andrebbero bene secondo il mio punto di vista Pjanic, che deve essere venduto, Matuidi, che deve essere venduto, Dybala, che deve essere venduto, e ahimè, anche se a malincuore, Mandzukic, anche Cuadrado, e sono 5, 3 attaccanti e 2 centrali. Di questi 2 attaccanti e 3 centrali ne devono arrivare almeno 4, 2 attaccanti e 2 centrali che possono dare una mano per quanto riguarda il gioco di Sarri, giovane, attaccanti, un gioco da pressing esaustivo fino alla perdita del controllo della palla degli avversari, al che poi con Cristiano Ronaldo, Icardi, la loro velocità, al gol ci vai, non è che non ci vai. E quindi secondo me queste sono, secondo quello che vedo io, secondo le opportunità che ha la Juventus di vendere, di acquisto, queste sono le cose che vedo. Per quanto riguarda la concretezza degli affari, oggi non c'è assolutamente nulla di concreto. C'è una postilla che sembra che Ferrero, il presidente della Sampdoria, voglia... scusate, mi è arrivato un WhatsApp. Che voglia lasciare la presidenza della Sampdoria, i tifosi sperano in un Vialli, e che voglia riportare su l'Avellino. Ecco, questa è l'ultima notizia, una postilla leggera che è ancora tutta da definire, ancora tutta da concretizzare. Come si sa, le voci di luglio e le voci di agosto sono voci che passano e non ti restano, sono voci che possiamo mettere qui su YouTube e che vengono prese come tali voci. Poi per quanto riguarda la concretezza dell'affare, non siamo noi a decidere l'affare, ma siamo noi, dopo la concretezza dell'affare, a parlarne in maniera più decisa, ok? Questo è quello che si può parlare oggi, perché non c'è assolutamente niente. Volevo fare complimenti giorni fa al Settebello Rosa, quello della pallanuoto, che è andato a medaglia, è sempre troppo forte, non c'è niente da fare. Mondiali in Cina o Corea, mi sembra Cina, di nuoto. E niente, volevo fare i complimenti a questi ragazzi che stanno sempre sul pezzo. Rinnovo i saluti a tutti quanti, guardate questo video, mettete un like, anche se vi ho fatto dormire per 13 minuti e 40 secondi, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!